Buonasera, buonasera a tutti dal post, diciamo, dalla parte post partita della lunghissima maratona di Juventus che ogni volta che la Juve scende in campo vi accompagna. Io stasera devo ringraziare il padrone di casa di quest'anno a cui ogni tanto vengo a fare ancora compagnia, cioè Fabio Amati. Ciao Fabio. Ciao, ciao, ciao Gianluca, ciao chat, ciao a tutti, ciao Mirko, ciao Olivio. Ciao, ciao a tutti. Allora, sì, come vedete, ospiti di eccezione. Allora, abbiamo Mirko che, diciamo, quest'anno è diventato ormai una presenza fissa. E poi abbiamo, che ringrazio Mirko e che bene così, bene che ci sei. E poi abbiamo dei personaggi importanti, come per esempio Carmen, che molti di voi conoscono, che stasera, come vedete, è Buonasera a molto, molto tutti. contenta. Buonasera, buonasera, perché questa oggi è una bella vittoria della Juve, ma anche una bella vittoria di Allegri. Quindi Carmen e il suo gatto saranno molto, molto contenti, vero? Già E vicino poi a me. abbiamo. Bene, brava, brava. Si chiama Max, il gatto di Carmen. E poi Secondo nome c'è sì. Livio Gigliudo, che molti di voi conoscono perché ormai è un volto di Juventus, oltre a essere un volto televisivo, e quindi noi siamo molto molto contenti che il saggio Livio sia con noi. Buonasera Livio. Ciao, ciao, ciao a tutti. Albe, Ciao allora Livio, ragazzi, ti io vedo seguo che. tutte le sere quando non lavoro, sappilo. E ti chiedo scusa, che devo Giustamente. fare? No, no, con piacere ti seguo. Bella Poi trasmissione. cercheremo di capire in che senso, però diciamo, Fabio, io penso che. Parla di Io 100 penso, metri d'Italia, scherzo. Gianluca, Sì, disabituiamo ma subito. lo so, è che io non voglio fare troppa. Io poi, se no, passo troppo da quello che fa la pubblicità lì e non mi piace. Non scherzo, no, no, no. Lo Non ne ho potete seguire in bisogno. televisione su Sky, sul canale 8. E comunque, insomma, ragazzi, io vi vedo tutti belli contenti, soprattutto la chat, caro Fabio, la vedo molto, molto contenta. Poi ci saranno chiaramente durante il nostro post ci saranno i tagli dei capelli in quattro, cosa che è giusta, secondo me l'ho sempre spiegato ai nostri amici di chat quando di Juventus, gli amici di Juventus quando si lamentano che noi non, come dire, non esultiamo abbastanza, ma stiamo lì a spaccare il capello. Non è che spacchiamo il capello, ragazzi, siamo tutti contenti, però si va ad analizzare la partita, no? Come ben sapete. Quindi, vabbè, la Juve vince 1-0 con un gol un po' fortunoso di Locatelli che però ci ha provato, e quindi questo bisogna elogi, elogi a Locatelli che ci ha provato. Segna Locatelli esattamente 10 anni dopo aver, no, non so Vero. quanti anni, sette anni Sette. dopo, sette. Mamma, come siete precisi, ragazzi, siete bravi. Non lo so, Fabio, che dici? Che dici? Io poi. Dopo, siccome il mister Gatta che io ho chiamato, che dovrebbe raggiungerci, ancora non si vede, poi darò magari la parola a Livio se vuole a fare un po' la disamina tattica della partita. Però Fabio, dici un po', che partita hai visto? Ma allora, nel primo tempo ti dico la verità, non mi è piaciuto molto l'atteggiamento iniziale, perché ho visto parecchia confusione in fase di costruzione, facevamo veramente fatica a uscire, però sono molto contento dell'aspetto generale della partita, sotto l'aspetto della gestione di tutte le fasi, mi è piaciuta veramente molto. È stata una partita in crescendo, ovviamente sicuramente condizionata anche dal cartellino rosso di Ciao, però in sé credo che alla fine quello che contava per questo weekend era uscire da Milano, da San Siro con 3 punti. Era uno scontro diretto e siccome sono anni che diciamo che non vinciamo più uno scontro diretto, oggi torniamo a casa con 3 punti in uno scontro diretto. Quindi va benissimo. Come sempre, come sono solito a dire anche qua con Mirko e gli ospiti che ci raggiungono nel post, Gianlu, io cerco sempre di vedere un po' la positività in tutto, no? Nel senso che siamo consapevoli che si può sempre fare meglio, ma portiamoci a casa 3 punti contro una diretta concorrente in uno scontro diretto a San Siro che fa sempre bene, quindi
c'è sempre da lavorare e da migliorare, però mettiamoci un po' di entusiasmo, perché ogni tanto queste vittorie servono anche a livello di mentalità, continuità nel corso della stagione. Quindi, poi durante la trasmissione faremo i punti cardine anche un po' sulle situazioni un po' più tattiche. Ci sono state delle cose che mi sono piaciute di più e cose che mi sono piaciute di meno, però nel complesso, per fare una piccola considerazione a caldo, sono contento, soddisfatto, 3 punti che Sì. servivano, importanti, soprattutto perché la settimana prossima, tra tutte quelle che siamo lì, no, nei primi 4-5 posti, siamo quelle con, tra virgolette, la partita un po' più semplice. Quindi meglio uscire oggi con 3 punti. Contento, molto contento. Allora, Carmen è uscita, non so perché, aspetta, mi scrive, Ci vabbè, sono, eccola, ci eccola, sono. eccola. Allora, no, vi dicevo, io guardate. Per rispondere ai nostri amici allegriani come Mazzei, Gin Mazzei e altri, cioè ragazzi, io non è che Ma scusate, tu sei scherzavo. allegriano, Gabbo? Tu sei Ma allegriano? fin Grandi. lo sono stato, diciamo, lo sono stato di pedigree per 5 anni, pure di più. Poi negli ultimi 2 anni un po' meno, perché comunque diciamo, ho visto delle cose che non mi sono piaciute, però ti voglio dire una cosa. Proprio perché volevo rispondere a Gin Mazzei e ad altri, io penso, e l'ho detto a Livio, quindi Livio già lo sa, perché lo ha letto testé appena finita la partita, che per me oggi la vittoria è la vittoria di Massimiliano Allegri. Perché? Perché ha vinto la strategia tattica, strategia di gioco che ha voluto Allegri. Ok, anche diciamo, l'errore, per esempio, che ha portato al cartellino rosso, bravo, bravo, bravo Livio, mamma mia, Livio mi fa godere. Chiaro, Sì, perché incredibile. secondo me anche il gol, anche il cartellino rosso del difensore di cui non mi ricordo naturalmente il nome, del Milan, è dovuto Ciao. a un certo tipo di, ciao, è dovuto a un certo tipo di atteggiamento della Juve, okay? Di strategia della Juve, che ha portato il Milan a deragliare. E questo quindi oggi, come dicevo a Livio, quando la squadra non è entusiasmante dal punto di vista tecnico, no? Perché questa Juve qui non è la Juve, le grandi Juve, dai, lo sappiamo tutti. Allora, in questo caso, che il tecnico prende ancora più importanza, quindi questo ve lo volevo dire. Però io voglio passare a Livio e voglio che Livio ci faccia il mister Gatta stasera, perché il mister ancora non arriva, spero che arrivi il più presto possibile, però voglio che Livio ci faccia il mister Gatta, cioè ci dia un'analisi in pochi minuti della partita. Ma McKinney, McKinney, Ormai se devo fare l'imitazione. è un uomo di spettacolo, Vabbè, ragazzi, magari è un uomo di spettacolo. poi andiamo sui singoli, Giallo, perché secondo me sui singoli c'è tanto da Sì. dire. Io dico una cosa, la sensazione è chiaro che l'espulsione è decisiva, è stata decisiva, secondo me è stata decisiva nel risultato finale, però io non ho visto due partite. Cioè, la sensazione che puoi avere è quando c'è un'espulsione, vedi una partita prima. E poi un'altra partita completamente diversa dopo l'espulsione. Non è che la Vero. strategia sia cambiata straordinariamente, cioè la Juve ha giocato più o meno allo stesso modo. Quindi non ha privilegiato il possesso palla, come non fa di tradizione, non ha fatto neanche dopo l'espulsione di Ciao. Però diciamo che l'espulsione ci ha fatto stare più sereni quando non avevamo la palla noi. Questa è la sensazione che ho avuto io. Quando abbiamo noi la palla, i Sì. problemi sono sempre gli stessi. E il problema principale, ne parlavamo un paio di giorni fa in una diretta, in una live con Monblano. Il problema è sempre lo stesso ed è l'uscita pulita della palla. Vedi una straordinaria fatica a centrocampo nel tenere la palla. Qualcuno lo diceva pure in chat. La sensazione è che quando la palla arriva a centrocampo, nessuno sa esattamente come la deve giocare. Noi abbiamo fatto i primi 20 minuti con Ken, che riceveva palla nella nostra metà campo, la stoppava e tirava dritto verso i centrali avversari. È chiaro che così fai un po' di fatica. Detto questo, questa era una partita difficile perché giocavamo contro una squadra che palleggia molto bene, anche se mancavano alcuni giocatori. Loftus-Cheek, secondo me, è stato determinante più di Theo Hernandez come assenza nel Milan, perché Loftus-Cheek è Vero. davvero un centrocampista dominante, anche fisicamente avrebbe messo in difficoltà probabilmente qualcuno dei nostri,
quindi qualcosa sicuramente lì è stato a nostro vantaggio. Comunque era Milan-Juve. Un paio di giorni fa avevo detto nella live con Monblano, la mia preoccupazione è che davvero non le sentiamo più queste partite, cioè ci va bene pareggiarle. Oggi questa sensazione non l'ho avuta, cioè la voglia di lottare sugli ultimi palloni, di fare gli ultimi minuti anche con un po' di garra che non si vedeva un po' di tempo, garra ovviamente in onore tuo, Garro. Grazie, Devo sono commosso. dire che insieme. Dai, ragazzi, abbiamo battuto il Milan, siamo contenti, siamo a 2 punti dalla prima. Certo. Non è una bella notizia essere a 2 punti dalla prima, perché noi siamo la Juve. Però comunque, insomma, meglio di come eravamo messi prima. Sì, no, ma a me mi va bene anche lottare quest'anno, lottare un po'. Carmen, io ho fatto i tanti elogi ad Allegri oggi perché l'ha vinta lui, secondo me. Ti devo però confessare che quella sceneggiata finale a me non è piaciuta per niente. Non c'è bisogno per Massimiliano Allegri, cosa è lui faccia così? Anche perché ti devo dire la verità, che i giocatori, a parte qualche erroretto verso la fine, erano concentrati. L'hanno O mi gestita sbaglio, bene, è Carmen? vero. No, Dimmi. no, l'hanno gestita bene. Gli ultimi 10 minuti l'hanno gestita molto bene. E abbiamo rischiato pochissimo, anzi, a momenti facevamo il secondo e il terzo. Eravamo un po' più fortunati. Per quanto Vero. riguarda Ken, di Allegri ti dico dopo. Per quanto riguarda Ken, secondo me dovrebbe giocare di più perché in queste ultime partite mi sta piacendo molto l'atteggiamento che ha. Per quanto riguarda Allegri, secondo me, aveva paura, che non è stato così, aveva paura di entrare in quel limbo dove la squadra si addormentasse un po' proprio nel finale. Quante volte abbiamo rischiato Ci nel sta. finale e delle volte abbiamo anche pareggiato nel finale, quindi siamo stati raggiunti nel finale. Quindi noi non possiamo capire le tensioni che ci sono in questo momento all'interno non della squadra, ma proprio dell'ambiente. Quindi secondo me lui si sente veramente molto, molto in pressione e non è da lui farlo Cioè, vedere perché non l'ha mai fatto sotto vedere. esame quasi, sotto Sì, esame anche quasi. secondo me, anche secondo me. E comunque in primo tempo veramente molto, molto brutto, nel senso che è come se avessimo paura davvero di prendere la partita in mano, eccetera. Secondo tempo, dopo i 10 minuti del secondo tempo, io ho iniziato a vedere una Juve, come diceva appunto Livio, un po' più aggressiva, un po' più con la garra, appunto, e un po' più consapevole che potevano portarsi la partita a casa. Mi è piaciuto il Guarda, secondo tempo. ragazzi, oggi Carmen ha fatto il mister Gatti, altro che Livio, l'ha fatto Carmen. Prego Mirko, invece tu che ci dici? C'è qualcosa che ti ha colpito particolarmente? Allora, Mirko. innanzitutto volevo dire che il giorno in cui finirà questa diatriba pro Allegri contro Allegri sarà il giorno più bello della No, mia vita da fermi, tifoso. fermo, 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 Lo fermo, dico. fermo. Facciamo un po' di cacciara, no? Perché, allora, cara community, cara chat, caro Sì. Gianluca e i nostri ospiti, Carmen e Livio, sappiate che lui che sta dicendo questo, Sono il più feroce degli anti-Allegri, No, no, sicuro. quindi, no, no, ma infatti io è questo che vorrei che capisse la nostra gente. Cioè, se anche il più feroce degli anti-Allegri è È arrivato a stufo? questo punto, cioè, no, finalmente, guarda, Mirko, non pensavo, in tanti anni che ci conosciamo, non pensavo di dover arrivare a dirti finalmente, finalmente dici cose sensate. No, No, scherzo, ti vuole ma lo bene, lo dico sai. perché, no, no, certo, no, ma la verità sai cos'è anche che molte volte mi lamento delle prestazioni, oggi sono d'accordissimo, il primo tempo abbiamo fatto molta fatica a uscire con la palla, abbiamo sprecato molte ripartenze, però ragazzi la verità oggi è che avevamo anche delle contingenze davvero, davvero problematiche, avevamo assenza dietro Danilo, ci mancava l'attacco titolare, a un certo punto della partita Rugani si fa male, cioè bisogna anche considerare certe cose. Io oggi ero lì, che ero sul divano, sembrava che stessi giocando anch'io. Io avevo una voglia di entrare in campo. Oggi veramente, secondo me, è stata una vittoria anche di quello, di non mollare un Di centimetro. Lo so gruppo, che di c'è stato un gruppo. gruppo. E vincere aiuta a vincere. Quindi lo so che è stata una vittoria sporca, lo so che abbiamo segnato per un tiro deviato, però ragazzi, da queste cose qui, secondo me, si crea anche un giusto ambiente in cui si riparte. E si ritorna davvero a essere la Juve. Oggi anche sugli spalti, ragazzi, si sentivano i nostri tifosi anche davanti a uno stadio che era ovviamente a prevalenza rossonera, ma si sentivano anche Ma con le quello tifosi è il della tifo Juve. organizzato, eh? Quello è il Certo, tifo senza organizzato che è dubbio. sempre andato in trasferta, mancava Sì, è solo al nostro vero. stadio.
Quello c'è sempre. Io quello che oggi Gianni penso abbia avuto un affaticamento muscolare per rispondere. No, infatti stavo dicendo quello perché qualcuno forse si è perso quel momento in cui si era un attimo preoccupato e aveva detto alla panchina che aveva un problema al polpaccio, quindi Mirko si riferiva a quello. Sì, apro solo una parentesi in merito a quello che stava dicendo Mirko poco fa. Ragazzi, ci sono momenti in cui bisogna anche vincere in questa maniera, cioè che ci piaccia o no. Poi siamo tutti qui a discutere come, perché quello andava fatto così ed è tutto corretto. Ma ci sono momenti come questo, dove arrivi a questa partita che tutti quanti sapevamo il peso che aveva, dove sei senza il tuo capitano, dove sei senza la tua coppia d'attacco, dove è successo tutto quello che è successo per quello che riguarda Fagioli. Cioè, ci sono momenti... E pure Pogba. Bravo, Pogba ovviamente, che ormai ce lo siamo dimenticati, però è sempre una situazione che ce l'ha. Ci sono momenti in cui bisogna vincere anche in questo modo. Punto. E poi voglio sottolineare che, per carità, in 11 contro 11 Milan fa un tiro in porta. Cioè, noi ci lamentiamo molto delle nostre idee tattiche, ma l'idea della tattica del Milan di oggi è la palla alle Leao e vediamo che succede. Fermato quello, fermato dalla giostra. Sì, sì, ma questo dimostra che il Milan, nonostante il mercato che ha fatto, è una squadra che si basa su alcuni punti fermi, che sono Leao, Theo Hernandez e pochi altri, e Giroud sicuramente, e un po' il portiere sicuramente, 4-5 giocatori, ma poi dopo... ed effettivamente questo, comunque il discorso della strategia, diciamo, a volte ad Allegri è andata male, oggi è andata bene, però questa strategia di far sfogare e poi dopo, diciamo, riuscire magari a fare un gol, o quello che è successo con il cartellino rosso, che è praticamente un gol, diciamo, ha funzionato. E questo è il punto, che oggi ha proprio funzionato la strategia, ragazzi, e se l'è incartato, capito? Non era facile vista la situazione che avevamo in campo. Per quanto riguarda quest'anno, poi se fai un discorso generale, chiaramente è una Juve che diciamo, deve rintuzzare, deve cercare di stare lì. Poi per quanto riguarda il tecnico, qui non è che si parla di tecnico della solita diatriba, no? Non stiamo parlando della diatriba, noi stiamo parlando di Allegri e dei giocatori, perché quelli ci abbiamo, non è che possiamo parlare di un altro, cioè, quindi parliamo di lui e diciamo esatto, noi dominato, loro un gol, sì ci sta. Quest'anno io penso che lui, non è detto che non vada via, io penso che vada via alla fine dell'anno, proprio, forse proprio per questo vuole lasciare qualcosa. Ecco perché si arrabbia così, probabilmente. Cerco di spiegare la rabbia finale, no, Carmen? Sì, no, io l'ho detto prima. Secondo me lui è molto in tensione per quello. Quindi non so se andrà via. Se andrà via e dovesse arrivare chiunque, anche che non mi piace, sono sempre la prima tifosa della maglia. Quindi questo accanimento contro il nostro allenatore a noi non ha fatto bene, perché noi siamo una di quelle tifoserie che si spacca facilmente, ma è successo anche negli anni, anche quando c'è Carletto, io me lo ricordo, magari loro sono un po' più giovani, non se lo ricordo. Poi ci spacchiamo subito. Dovesse tornare Conte, io Conte non lo vorrei mai nella vita, ma dovesse tornare Conte, io sarò sempre la prima tifosa della Juve, ma ci mancherebbe. Infatti per esempio, io non riesco a capire questo odio verso questa persona. No. Secondo me non bisogna avere... Il materiale umano che ha Allegri ad oggi. Oggi quali campioni abbiamo in squadra? Parliamo di campioni. Che campioni abbiamo? Abbiamo giovani di prospettiva, quello sì, sicuramente. Ma campioni non ne abbiamo. Comunque, Carmine, diciamo qui, a parte il discorso, ho capito, questo infatti è un discorso che tu ci hai fatto spesso, però allora, chi fa un discorso pregiudizievole qui non ha discussione. Qui si fa solo un discorso di, a me per esempio non è piaciuto il lavoro che ha fatto, ma è solo quello, diciamo, poi dopo, se a un certo punto il lavoro piace, cioè bisogna avere il coraggio di dire che se una cosa è fatta bene, è fatta bene. Io non lo so se per esempio Livio cosa ne pensi, perché è interessante questo discorso, che ci sia una spaccatura, Livio lo sa che io lo dico spesso, ed è così, la spaccatura c'è, perché c'è una spaccatura dovuta al fatto che comunque questa tifoseria come la nostra è molto grande e ha diverse, come dire, idee sul gioco, che poi non è solo la Juve, per esempio io vivo a Roma c'è una forte spaccatura fra i murignani e gli anti-murignani, tra i tifosi della Roma. È normale, perché sono dei tecnici molto molto di grande personalità,
Allegri e Mourinho sono tecnici di grandissima personalità che quindi spaccano, anche Conte così. Livio. Però ti dico, Gianluca, cioè, io penso una cosa, che a guidare siano sempre i risultati, anche nei giudizi che diamo noi. Io sono convinto del fatto che nella nostra volontà di molti juventini, devo dire un po' di tutti, gli juventini, di voltare pagina rispetto al percorso dell'Allegri bis, diciamo così, c'era anche il fatto di perdere, cioè il fatto di perdere molte partite, di arrivare terzi, quarti, di non spingere più, di non ambire più a vincere lo scudetto. E questo è il motivo per cui dopo un po' non ti piace più Allegri. Poi è chiaro che ci siano delle preferenze di gioco, ognuna le sue. Però tu l'hai detto, Gianluca, sei stato 5 anni un super fan di Allegri. E poi all'improvviso non ti è piaciuto più Allegri. Guarda caso, diciamo, hai iniziato a piacerti meno quando i risultati sono iniziati ad andare un po' peggio. Questo Allegri bis è piaciuto zero perché è andata molto male sul piano dei risultati. Alla fine anche quello incide, cioè anche i risultati fanno. Poi è chiaro, come dicono anche alcuni qui in chat, no, è che guardiamo le partite, quindi certo, è chiaro, guardi le partite, non sono piacevoli da vedere, questo succede, chiaramente questo non ci piace, perché il gioco non è particolarmente brillante, però alla fine fa piacere vincere. Questa sera abbiamo vinto con una partita non eccezionale, ma abbiamo vinto. Se ne vincessimo 20 di fila così, saremmo felici uguale. È chiaro che è questo a determinare la soddisfazione di noi tifosi. Poi, certo, vincere facendo delle belle partite, ma torniamo agli stessi discorsi 3-4 anni fa, il gioco, allora dovremmo prendere Sarri, allora adesso De Zerbi, che poi magari, perché è fantastico, non c'è dubbio. Scusa, Livio, scusami, ho letto in chat che campioni ha l'Inter. Siamo a 2 punti dall'Inter e l'anno scorso abbiamo fatto più praticamente lo stesso campionato dell'Inter. Parlo di Serie A, no? di percorso Champions. Vabbè, sai, poi però... No, però leggo che campioni ha l'Inter, cioè non è che in questa Serie A ci siano i campioni. Non ci sono grandi campioni, non ci sono grandi campioni. Però questa polarizzazione del dibattito all'interno del mondo Juve io lo considero anche abbastanza normale, ma penso che sia Allegri a voler polarizzare il dibattito su di sé. Lui parla come molti personaggi della politica, cioè crea il noi. Bravo Livio. Crea un'ideologia, lui lo sa, lo fa bene, fa benissimo quel lavoro lì. Però, Livio, se posso, un attimo solo, io lo giudicherò in base esclusivamente ai risultati, ma come penso tutti, vogliamo vincere gli scudetti, anche se ci dicono che dobbiamo arrivare quarti, non ci crede nessuno, almeno io non ci credo, non ci voglio arrivare quarto. Io, Livio, scusami se mi intrometto, credo che quello che ci dicono a noi, legato alla Juventus deve entrare nelle prime quattro, sia semplicemente un concetto che la società ha deciso di far passare per quello che è successo tutto l'anno scorso e quello che sta anche succedendo quest'anno come risultati extracampo, ok? Quindi situazioni extracampo. Io credo che dentro la continassa tutti quanti sanno che la Juventus non deve lottare per arrivare quarta in campionato. Poi credo anche che, visto quello che è successo, soprattutto fuori dal campo nella scorsa stagione, siamo tutti consapevoli che questa rosa ha dei limiti, ok? E che probabilmente non si è potuto operare come si voleva per costruire meglio questa rosa. Di conseguenza, non dico che si cerca di togliersi delle pressioni, perché sarebbe sbagliato, ma quando hai poi un mondo del calcio dove la gente elogia la grande stagione del Napoli dell'anno scorso, che adesso è già lì che sta naspando, non si sa neanche più se arriveranno in Champions o no, volevano cacciare il loro allenatore, cioè quando hai un contorno mediatico di questo tipo, forse si è voluto prendere questo percorso di voler, tra virgolette, dire a noi basta arrivare nelle prime quattro per togliersi, tra virgolette, un po' di pressioni e lavorare in realtà per ambire alla vittoria. Io credo che la parola scudetto dentro la continassa sia stata tirata fuori più di una volta. Lo spero. Poi è ovvio, e io sono dell'idea che secondo me ad oggi ci sono squadre, non dico più attrezzate, ma un po' più pronte a reggere certe partite.
un po' più continue, fra virgolette, rispetto alla Juventus. Io su questo sono totalmente d'accordo. Ma io penso... In questo elenco di squadre, scusa se ti interrompo, però solo per aggiungere una sfumatura a quello che stai dicendo. In queste squadre, Allegri mette il Milan. Ora, io leggevo la squadra del Milan stasera. Reinders, Musa, Calabria... cioè io ho letto una formazione di una squadra che non è fatta da giocatori abituati a giocare Juve-Milan. Sì, sì, no, ma infatti Livio, guarda, secondo me l'unica squadra che secondo me in questo momento ha qualcosa in più rispetto a tutte le altre, anche se a me non convince ancora al 100%, è l'Inter. Ok? Secondo me l'Inter è la squadra da battere. Pur consapevole, sì, perché il Napoli invece gioca solo in un certo modo, se non gioca più in quel modo non va. Ma il Napoli secondo me ha tante velature attorno che, cioè, sul lungo termine non penso che possa reggere tutta questa pressione che ha. Anche l'ambiente, esatto. Appena pareggia una partita sembra che sia finito il mondo, bisogna, esatto, mandare via tutti, dal presidente al magazziniere, quindi in questo momento, secondo me in questo momento l'unica squadra veramente da battere è solo ed esclusivamente l'Inter. Infatti, Fabio, comunque io voglio rispondere un secondo a Livio, e io diciamo mi sono deallegrizzato proprio per quella cosa dell'ideologia di cui tu parlavi, e tu lo sai bene perché ne avevo parlato tante volte. Infatti la mia deallegrizzazione completa, il completamento, è stato quella famosa intervista con Caressa mentre l'allenatore era Pirlo, chiusa la parentesi. Adesso vorrei andare, perché ce lo stanno dicendo gli amici della chat sui singoli, io andrei... Scusami Gianluca, posso rispondere solo a Marco, perché io posso anche sentirmi dare dell'incompetente, ma ragazzi, cioè, dirmi che non ci sono fattori extracampo in questa stagione, infatti. Pogba, Fagioli, cioè, di che stiamo parlando, ragazzi? Sì, ci sta anche parlando quest'anno. Sì. E poi il problema di quest'anno è che ancora la società non ha completato quello che questo processo di riorganizzazione, di ristrutturazione dei conti, eccetera, eccetera, perché altrimenti avremmo fatto il mercato. Noi non abbiamo fatto mercato. Esatto. E il fatto che non abbiamo fatto mercato è dovuto ai problemi extracampo. Quindi non è vero che non ci stanno. Su questo non ci sono dubbi. Io vorrei andare un po' sui singoli, però, ragazzi, perché ce lo chiede la chat, ce lo chiede l'Europa. Allora, andiamo su. Vorrei capire oggi com'è andata anche dal punto di vista dei singoli. Il solito gioco del migliore, però non voglio stare fermo solo a questo. A me oggi vi devo dire la verità, è piaciuto Moise Kean. A chi non è piaciuto Moise Kean? Moise Kean oggi ha segnato praticamente, perché ha fatto espellere un loro giocatore, anche se vi dico su Moise, ragazzi, Moise, sei un centravanti, i gol li devi fare, e questo è il problema, il piccolo problema di Moise. Per il resto Moise gioca benissimo secondo me in questo periodo, in questa fase. E poi mi è piaciuto anche Locatelli e McKennie, diciamo, secondo me. E poi vi devo dire la verità, mi è piaciuto anche Bremer. Lo sapete in che cosa? Quando è uscito Gatti, che è entrato Huijsen, lui si è posto dalla parte di Leao, perché giustamente per non far mettere Huijsen. Però ragazzi, andare a sbattere contro Leao non è facile. No, però vedo che c'è il mister, forse. Mister? Buonasera mister, ci senti? Ci senti mister? Sì, vi sento, aspetta un secondo. Ma dove sei mister? Mi senti? Sì, sì, ti sento. Buonasera, come stai? Bene, bene, sono in macchina però. Ok, so che ci puoi stare con noi per poco. Ma no, ma neanche, perché... Posso stare anche per tanto viaggio, quindi... Eri allo stadio, mister? No, non ero allo stadio. Per una volta non ero allo stadio. No, Milano oggi non potevo andare. Allora, comunque, c'è il nostro amico Mola Vecchia, mister, che dice finalmente qualcuno che capisce di pallone. C'ha ragione Mola Vecchia. No. Allora, mister, noi eravamo passati... No, eravamo passati dopo avere...
dopo aver analizzato la partita, eravamo passati a parlare dei singoli. Dici un po' sui singoli, dai, così facciamo prima. Chi ti è piaciuto di più? Guarda, a me è piaciuto tanto Ken, perché sì, comunque è stato decisivo, e l'espulsione poi viene da una sua giocata. Tanto è vero che quando ha fatto il cambio pensavo uscisse Milik, quando è entrato Vlahovic e non lui. Pensavo che provassimo a sfondare, invece vabbè, la sostituzione ci sta. Poi mi piace, Szczęsny ha fatto una parata decisiva oggi. Ah sì, giusto. Oggi, grazie, ragazzi, se no parleremo di un'altra partita, quella parata lì è pazzesca. Vero. E poi sono molto contento per Locatelli, perché per me è sempre troppo bistrattato. Poi questa settimana è girata una clip che lo difendevo con Monblano, che ha mandato, che spero che gli abbia portato fortuna. Comunque, no, ma noi ci abbiamo un po' quel beat. Locatelli, scusa? No, McKennie ha fatto una buona partita. Ti devo dire che l'asse McKennie Weah mi piace. Cioè, mentre a me lui non, quando gioca esterno non mi piace molto, perché come caratteristiche preferisco gli esterni veloci alla Weah. Sicuramente quello lo fa meglio, ma con McKennie si trovano bene, cioè, poi sono compagni in nazionale, si trovano bene, mi sono piaciuti sia in questa partita sia al derby. Poi bene Rabiot, ha fatto un'ottima partita, Bremer, ma anche Gatti, perché ragazzi, Gatti poi è stato sostituito e ammonito, però marcare questo Leao è veramente difficile. Alla fine è riuscito a contenerlo abbastanza bene, Ma pure Bremer, poi diciamo, si è anche bene, no? Come? Bremer si è comportato bene con Leao alla fine. Sì, ma in prima battuta c'era sempre Gatti, sì, certo. Bremer entrava in seconda. E poi facciamo una nota di merito anche per Rugani, che è stato veramente, è stato perfetto stasera. Guarda, mister, scusami, sì, se ti interrompo. Ti devo dire... sono anni che continuo a dire che questo ragazzo, quando viene preso in causa, veramente non sbaglia nulla, pur essendo un ragazzo con un minutaggio veramente basso, che potrebbe anche peccare di lucidità in certe occasioni, perché quando non sei abituato a vedere il campo con continuità sono cose che possono capitare. E invece ultimamente, da un anno a sta parte, ogni volta che viene impiegato non sbaglia mai niente, fa delle partite ottime, pulite, ordinate. Sono veramente contento. Sì, sì. È maturato, finalmente. Sai cos'è, secondo me, il discorso? No, ma lui, secondo me, è stato molto sfortunato. Vabbè, a parte che a lui gli manca una cosa che per un difensore non è poco, è la cattiveria. No, lui è sempre molto pulito. Il difensore ogni tanto deve essere anche cattivo, non solo pulito. No, lui gli manca quel... è troppo educato, no? Che nella vita può essere anche una dote, ma nello sport gli manca un po' di quella cattiveria. Ma lui è stato sfortunato, secondo me, alla Juventus, perché ha partecipato a partite importanti, soprattutto in Champions, sempre facendo coppia con Bonucci, che era il giocatore di quella linea difensiva col quale lui si amalgamava peggio. Se le stesse partite le avesse fatte insieme a Chiellini, ma non che Bonucci, cioè adesso noi ricordiamo l'ultimo Bonucci, ma il Bonucci di quegli anni era un giocatore fortissimo, però come caratteristiche non si sposava bene con Rugani, no? Le avesse fatte le stesse partite con Chiellini, io sono convinto che lui poteva anche fare un'altra carriera. E purtroppo ci sono, poi quando sei alla Juventus queste partite qua ti segnano, no? Juve Ajax ce la ricordiamo tutti, e lui fece una gran fatica
contro gli attaccanti dell'Ajax, no? E l'altra sì, in Champions col Villarreal, forse, che anche lì giocò in coppia con Bonucci, e anche lì prese l'imbarcata. Sono partite che ti condizionano. Però lui è un usato sicuro, un usato sicuro. Comunque quest'anno potrebbe diventare titolare, attenzione. Io, se continua così, secondo me potrebbe diventare titolare, se continua così. Io preferisco nettamente Rugani all'ultimo Alessandro, Vabbè. Cioè, sì, se deve giocare Alessandro terzo lì braccetto, ma tutta la vita Rugani. Juizen, come ti è sembrato, mister? Juizen è fortissimo, ragazzi. È entrato con la personalità, l'avete visto. La prima palla che ha toccato ha fatto anticipo, stop di petto e ha dato la palla come se giocasse al Giardinetti. È vero, giocatore con una fortissimo, tranquillità incredibile, è vero. Ma anche sul giro palla, quando aveva la palla Juizen, eravate preoccupati? Mai. No, per niente. Mai, sembrava un centrocampista. Beh. Esatto. È un giocatore fortissimo. Oh, 2005, ragazzi, c'ha 18 anni, Centrale di difesa entra in... Volevo aggiungere una cosa riguardo a quello che ha appena detto mister, alla domanda se abbiamo mai avuto il timore che sbagliasse qualcosa. Io posso dire che questa sera, in fase difensiva, per tornare a parlare un attimo poi dei singoli interpreti, in fase difensiva io non ho mai avuto la paura di prendere gol. Cioè, ho visto veramente un reparto organizzato e coordinato molto bene stasera, dall'inizio alla fine. Assolutamente vero. Soprattutto vero. Alla fine, soprattutto l'ultimo quarto d'ora, il Milan ha fatto veramente fatica anche solo a toccare palla. Sì, poi Allegri giustamente si è arrabbiato perché un paio di volte abbiamo buttato via la palla troppo facilmente, però tutto sommato abbiamo fatto una bella gestione. Vero. Sì, io ero tranquillo stasera. Sai quando mi sono preoccupato? Mi sono preoccupato quando abbiamo sbagliato il secondo o terzo gol clamoroso. Lì ho detto, mamma mia, non è che qua ce la faccio. Poi alla fine una mischia o qualcosa e prendiamo gol, perché ne abbiamo sbagliati due o tre stasera clamorosi e di gol. Vero. È entrato bene anche Cambiasso, Cambiasso è entrato bene. Sì, esatto. Anche Miretti, direi, anche Miretti. Voglio sentire anche Mirko. Dai, continuiamo il giro, tanto il mister ce l'abbiamo per fortuna. Sì, mi hanno tolto le parole di bocca su Rugani, perché soprattutto quando uno fa quel tipo di ruolo, essere interpellato con un basso minutaggio e fare delle prestazioni comunque all'altezza, almeno in campionato, è veramente difficile, quindi sicuramente merita un premio. In generale la fase difensiva, perché comunque la Juve nel 2023 ha fatto 15 clean sheet, e sai, può essere un caso una volta, due o tre, ma la solidità difensiva della Juve è qualcosa di evidente. Ci manca sicuramente concretizzarla davanti quando facciamo le ripartenze, però sempre per parlare dei singoli, sicuramente Ken ha fatto un'ottima partita. Mi dispiace che non trovi il gol, perché anche quando è uscito sembra sempre arrabbiato col mondo questo ragazzo, anche dopo una prestazione positiva come quella di oggi. Ma no, perché non voleva uscire. Lo so, è giusto, pensava di non meritare di uscire. E da un lato io sono abbastanza d'accordo con lui, però magari c'era in mente un tipo di partita diversa a livello di strategia. Mi dispiace Mirko, se posso, scusami, poi ti do subito la parola, però perché secondo me Allegri vede Vlahovic e Ken prime punte, Milik e Chiesa seconde punte. Allora se esce, se deve entrare Vlahovic, esce Ken, se deve entrare Chiesa esce Milik. Prego, sì, mi sa che hai ragione, Forse c'è anche un altro motivo, Gianluca, cioè se non sbaglio, però potrei sbagliare, lui è entrato insieme a Cambiaso o Cambiaso è entrato insieme a Chiesa? Con chi è entrato Cambiaso? Cambiaso è entrato insieme a Vlahovic. Sì. Ok, perché la sensazione che ho avuto a un certo punto, allora la Juve ha un problema, che ha molti giocatori, almeno credo, poi ditemi anche voi, però ha molti giocatori molto frenetici,
ipercinetici che ricevono la palla e corrono fortissimo verso l'avversario, puntano, abbassano la testa. In quel momento, secondo me, Allegri aveva bisogno di qualcuno con cui poter anche gestire un po' di possesso palla, perché la stanchezza ti faceva sentire. Cambiaso viene più dentro al campo, cerca l'1-2, però va meno dietro l'avversario, scappa meno dietro l'avversario, quindi ha caratteristiche più di quel tipo lì. Fagioli, qui vedo in chat qualcuno lo cita, era questa cosa qui, cioè uno con cui poter nella parte finale della partita tenere ogni tanto la palla tra i piedi. Sì, sì. Secondo me ha tenuto Milik in campo e non Ken, perché Ken è di questi giocatori qui, frenetici, con la palla tra i piedi, tendono a correre, mentre Milik ha un po' più la propensione a tenere la palla tra i piedi. Quindi secondo me ha pensato questa cosa qui, e forse negli ultimi minuti avere in campo Cambiaso e non per esempio Ealing, che era una cosa che magari ci veniva in mente perché è un giocatore appariscente, piacevole, salta l'uomo, però forse in quel momento era più utile, è stato più utile avere un Cambiaso che avere in campo. Sì, forse Ealing oggi poteva cominciare la partita dall'inizio. Io spero era che Allegri... Ti devo dire la verità, Livio, su Ealing mi è strano. Voglio chiederlo anche a Mister Gatta questa cosa, perché Allegri vede bene i giovani, li sta facendo giocare tutti, bisogna dire la verità. Ealing no, è l'unico no, ma perché? Mister? Beh, allora, prima saluto Livio che ha fatto una disamina perfetta. Grazie, Mister. Veramente perfetta, ma perfetta. Da lui, noi non sappiamo... Scherzo, cioè, scherzo. Dobbiamo fidarci di quello che fa Allegri, nel senso che magari non si sta allenando bene, no, lo sto dicendo non che so qualcosa, però vedi come per Fagioli poi escono fuori delle cose, adesso non che Ealing, non voglio assolutamente, ma a volte Miretti ha giocato al posto di Fagioli, la gente perché non gioca a Fagioli, poi Fagioli in quel momento aveva dei problemi. E quindi magari non si sta allenando bene, magari non è al 100% fisicamente, o semplicemente Cambiaso e Costi ci sono più in forma in questo momento. Cioè io non tra l'altro, ripeto, sia Costi che Cambiaso hanno giocato bene, quindi. Però una cosa che volevo chiedervi, a parte Livio, gli altri che te, Gianlu, Carmen, ma siete in chiesa che avete questo profilo molto basso, parlate sottovoce, sembra che abbiamo perso sì. Stasera. No, mister. No, secondo mister, me, mister, non ti funzionano bene le cuffie, ma le stai usando le cuffie? No, poi Gianluca ha la voce della macchina. Ecco, forse quello potrebbe essere un problema. Allora, Livio mi può capire, io ho i figli piccoli, quindi non posso purtroppo gridare, però ha ragione anche Carmen, che mi sa che le cuffie del mister Gatta c'hanno qualche parte. No, perché mister, no, diciamo, sono in macchina, sento benissimo, ma anche Carmen non la sento, pensavo di sentirla più carica, che avevamo fatto sta vittoria, che cose, invece la sento in tono dimesso. No, Allegri si è tolto la giacca. Allegri si è tolto la giacca. Infatti volevo chiedere al mister cosa ne pensasse dello show di Allegri negli ultimi minuti. Secondo me lo fa. Ma te l'ha detto prima, no? L'hai spiegato prima, no? Ma perché così esagerata, però? No, perché secondo me lo fa anche un po'. Sai che secondo me, visto che sarà la quinta o sesta volta che fa una cosa così mentre si vince, secondo me lo fa un po' anche per scaramanzia, sai? Perché se noti queste scenate qua, ma fai attenzione, queste scenate le fa sempre quando si vince e sempre quando siamo in gestione, non le fa mai quando si perde. Quindi se le fa c'è un motivo, o vuole tenere alta, giustamente, ma aspetta, aveva ragione anche di arrabbiarsi, perché questa era una partita che bisognava chiuderla, sì. Cioè, forse, ogni tanto lui, mister oggi lui vede, ha visto un po' una svolta della stagione? Assolutamente sì, ma io sai che sono ottimista da tanto, io sono convinto che noi ce la giochiamo fino alla fine, anche perché poi adesso vedi, alla fine
alla fine, anche quelli del Milan, secondo voi, gli ultimi minuti erano in 10, non riuscivano a fare niente, ma secondo me il pensiero non è dato un po' anche al PSG, che ci giocano mercoledì e si giocano la qualificazione. Sì, ci sta, la ci qualificazione sta. Cioè, ci sta che a un certo Fabio. Punto perdi un po' di cattiveria agonistica, no? Perché vedi che tanto non riesci a prenderla, non riesci a essere incisivo e ti ammosci un po'. Cioè, l'uscita di Giroud, io l'uscita di Giroud la spiego solo col fatto che comunque essendoci tre partite in una settimana l'hanno fatto uscire, perché quando è uscito Giroud il Milan sui cross non è più esistito, mentre prima era sempre pericoloso, cioè, anche sì, esatto. Se non ha fatto tantissimo, intanto ha fatto quella girata che Szczesny ha fatto il miracolo. È un giocatore troppo intelligente. E se il Milan non avesse giocato mercoledì, sicuramente non avrebbe fatto tutti i 90 minuti, ragazzi. Questo è sicuro, al 100%. Fra l'altro, mister, fatemi elogiare per un secondo Olivier Giroud, perché ha 37 anni e ha veramente ancora una padronanza del campo, ed è un giocatore che sposta veramente ancora tanto gli equilibri della sua squadra. Infatti il Milan, che oggi secondo me ha fatto schifo, come vi dicevo, finché c'era Giroud comunque ha mantenuto un po', diciamo, di competitività, poi è finito tutto. Secondo me il Milan mi ha dato l'idea che, cioè, alla fine però, Carmine, verso la fine della partita non avevi l'idea che il Milan potesse segnare? No. Cioè, io non c'avevo quella paura, questi prima o poi segnano. No, assolutamente no. Ma secondo me, no. Come dice il mister, in previsione anche della partita di Champions, che è molto importante per loro, cioè mercoledì, hanno anche tenuto un po' le energie, tra virgolette, perché appunto l'uscita di Giroud in un altro contesto secondo me non l'avrebbe tolto, no? Ma no, ma è chiaro, ma la stessa cosa, no? Quello, noi dobbiamo approfittare anche di queste cose, no? Perché certo. Le partite di Champions distolgono, cioè, l'abbiamo fatto per tanti anni, lo sappiamo, che comunque mentalmente ti portano via, tanto sei in gironi così equilibrati, no? Perché se il Milan avesse già 6 punti, allora sì, avrebbe giocato in modo diverso, ma certo, assolutamente. Invece mercoledì è una partita che se il Milan perde mercoledì all'80% è fuori dalla Champions League. E attenzione che potrebbe anche essere un fatto negativo in ottica campionato, per noi, perché vabbè, ma esatto, dipende quando esatto. Dove si piazza, magari vai in Europa League, l'Europa League ti toglie un sacco di... Se vai in Europa League, se vai in Europa League, sì, però se esci proprio dalle appunto, competizioni, appunto, detto dipende dove si piazza, certo. Secondo me, il Milan rischia di arrivare terzo, non quarto. Secondo me, nel girone, comunque, ragazzi, o oggi hanno giocato particolarmente male, oppure col PSG, se continua così, non credo, anche se il PSG non è che sia chissà. Perché diciamo, è vero che ha i campioni, però molto spesso non riesce a mettere in pratica quello che vorrebbe. Però diciamo, io non lo vedo molto bene la partita. Poi la prossima va a Napoli e la prossima al Milan. Hanno giocato in 10 quasi tutta la partita. Anche esatto, cioè, dai, giallo. Fatti. Giallo, però la loro difesa, a me un'altra cosa, la loro difesa... Sì, sì, sono poi stati aspetta abbastanza una cosa. Sì. Giallo, noi siamo stati bravi perché bisogna farlo, però sicuramente loro qualche assenza importante oggi ce l'avevano, Sai, come ce l'abbiamo avuto noi, mister, anche. Però come noi, esatto. Sì, però noi ce l'abbiamo, però siamo qua a dire che Rugani non ha fatto rimpiangere Danilo, Ken non ha fatto rimpiangere Vlahovic fin quando è stato in campo e poi è entrato Vlahovic, no? Loro sì. A sinistra tra Florenzi e Theo Hernandez c'è una vagonata, sì, beh, certo. Poi tra Lofus e Adli, dai, c'è un'altra, c'è,
c'è un'altra, cioè, L'Opus. Dai, poi quel ruolo lì. L'Opus, no, ma l'Opus sta riferendo all'Opus C. Ah no, ma sì, l'Opus, no, ma l'Opus C, dai, aspetta, l'Opus. Il nuovo acquisto, quello sì, quello, ok. Ma l'Opus, dai, l'Opus C, l'Opus. Ho detto sì, solo il primo nome, come sì. Sì, ma figurati, l'Opus. Poi Mirante l'abbiamo Mirante l'abbiamo colpito due o tre volte. L'abbiamo colpito due o tre volte noi, perché sì. Senti, ma il tiro di Vlahovic non era male, no? Non era male, mister. Il tiro di Vlahovic che lui ha parato. Però era centrale. Però era centrale. Era un po' centrale. Ma sai perché, Gianlu? Perché quando ha l'altro che ha sbagliato ha aperto un po' troppo il piede, secondo me. Lì doveva cercare di colpire il pallone più con il collo. Invece ha aperto molto il piede, quindi la palla non si è... Voleva segnare alla L'Opus, diciamo, il grande gol alla L'Opus, sapete com'è? No, dai, si scherza un po' con il mitico mister. Mister, però la difesa del Milan, poi chiudiamo col Milan, non è che ce ne frega male. Però la difesa del Milan faceva proprio schifo, cioè scarsa. Cioè, io, a me mi dava l'idea che se noi, è quello che volevo che attaccassimo di più, e poi siamo riusciti anche a farlo, diciamo, appena li pressavi un po' andavano in difficoltà. È una difesa molto giovane, vedi che fanno delle ingenuità grosse, perché quella del... l'espulsione di sul fallo su Ken è un'ingenuità grossa, cioè si è lasciato sfilare proprio con una facilità estrema. Esatto. Se vai a vedere sono tutti giocatori giovani, i difensori del Milan molto forte, ma sia Tomori, poi sono giocatori forti ma ancora inesperti. Fabio, con chi giochiamo la prossima? Noi stasera, io me lo ricordo male. La prossima Verona. Giochiamo col Verona in casa. A Torino. Oggi il Napoli, cioè il Verona ha perso col Napoli ieri, no? Giusto? Sì, e quindi 3-1. non lo so, mi sembra, diciamo, una partita che ecco, questa volta forse possiamo, diciamo, col Verona ci aspettiamo magari di cercare di andarla a vincere, no? No, ma poi come dicevo oggi prima, Gianlu... concludi pure. No, nel senso, la partita di oggi, per esempio, una strategia, questo lo chiedo a Livio, lo stratega, anche lui, che ogni tanto parliamo di strategie, diciamo, se oggi, secondo me, la strategia che abbiamo fatto è stata vincente ed era quella giusta. Col Verona, diciamo, forse deve essere diverso, questo dico, no? Livio. Ma questo è il problema che stiamo avendo quest'anno, no? Di affrontare tutte le partite con la stessa strategia, quindi ora ci aspettiamo magari col Verona di fare una partita diversa e magari l'approcceremo nello stesso modo. In realtà il Verona poi è una squadra che non palleggia molto, quindi dipende anche da come è fatto l'avversario, gioca molto con questi trequartisti, questi giocatori dei mezzi spazi che noi ogni tanto soffriamo, perciò insomma anche quello non sarà banale, però la dobbiamo affrontare in un modo diverso rispetto a questa. Questa è la sfida di quest'anno di Allegri. Non, paradossalmente, quest'anno le partite con le squadre di alto livello sono andate abbastanza, le abbiamo gestite abbastanza bene. Con la Lazio abbiamo fatto abbastanza bene, con Milan... Ottima partita, sì. Quindi il problema, la sfida quest'anno è trovare un altro modo di approcciare quelle altre partite lì. Però siamo anche tutti dalla prima. Anche perché Livio, volevo solo aggiungere una cosa. Tra l'altro il Verona di quest'anno non è il Verona dell'anno scorso, è un Verona molto più organizzato, quindi non dobbiamo rischiare di cadere in questa trappola dopo aver fatto questo ottimo risultato a San Siro, questi tre punti importantissimi. E come dicevo prima, in un weekend dove praticamente ci sono scontri diretti delle nostre concorrenti e di quelle che girano intorno a noi in classifica, perché c'è Inter-Roma e Napoli-Milan, sicuramente noi dobbiamo pensare a uscire con tre punti contro il Verona, anche perché potrebbe capitare di tutto. Io penso che difficilmente l'Inter perderà punti contro Roma, ma mai dire mai. Quindi sai, se ti ritrovi poi a pari punti o magari un punto sopra, o comunque continui a essere sempre lì a due punti, fra un mese c'è lo scontro contro l'Inter, sai. Ecco, vedete, diciamo, a quelli che diciamo ci criticano, no?
Va benissimo, non c'è nessun problema. Uno addirittura ha detto che se ne andava, lo salutiamo, non so chi è, ha detto me ne vado per altri lidi, bene così. Dicevo, il vero entusiasmo, è proprio nella prossima, cioè l'essere juventini è essere contenti per aver vinto, ma essere subito focalizzati sulla prossima, ricordatevelo. Magari se vinciamo la Champions, no, lì ci fermiamo un attimo, però... diciamo, nel campionato, io ecco già l'essere juventino è essere forte e duro sulla prossima partita. Mister, ti volevo chiedere, secondo me in attacco, pensa che penso, che giocheranno Ken e Chiesa? Ma contro il Verona? Sì. Secondo me Vlahovic... ha bisogno di fare minutaggio per riprendere la forma, quindi giocherà lui, secondo me Vlahovic, secondo me sì, Vlahovic lo fa giocare, anche perché noi ormai, sai, giochiamo una volta a settimana, quindi, e poi dopo il Verona, e, allora... e poi ragazzi occhio, sì, Vlahovic non è un giocatore che entra bene, eh? È un giocatore che gioca molto meglio dall'inizio, sì, quando entra è vero. Sì. Cioè, quei primi 5-10 minuti che è spaesato, sbaglia il primo appoggio, si innervosisce, ha bisogno di giocare dall'inizio. E allora, allora anche diciamo, perché quel contropiede che poi gli hanno fatto fallo, ma quella palla dovevamo andare in porta lì e lui si è andato a incespicare su una palla, poi gli hanno fatto fallo, perché se vedi l'azione prende la palla ma prima prende la gamba, sì, però lì deve andare in porta. Sì, però mister, lì UEA non gli ha dato bene il pallone. Sì, però anche un po' lui, sì, dai. Ma una curiosità, un ottimo controllo di palla, ma non è solo di stasera. Deve, allora, io vi devo lasciare, però vi volevo lasciare con una cosa, con un'osservazione, poi magari l'analizzate voi, io magari poi vi riprendo più tardi, vi seguo dopo. Però volevo dire una cosa su UEA. Perché UEA è un giocatore che me noi dobbiamo gestire con molta attenzione e molta cautela, perché bruciarlo non ci vuole niente. Perché ha una gamba che alla Juve non ha nessuno, no? Ha bruciato 2-3 volte l'avversario sull'allungo in maniera fantastica, sì. Però fa tanta, ce lo diciamo anche prima in chat, quando fa tanta confusione. Quindi bisogna stare molto attenti. Io qualche giorno fa, anche provocatoriamente, in un'altra live con Luca, con Mondlano, ho detto forse è il caso di provarlo come dice Chiesa. Era una provocazione, ma era anche il modo di dire questo è uno che ha del grande potenziale atletico e ha a volte degli spunti straordinari, però dobbiamo stare attenti a non bruciarlo, perché sarebbe veramente... Perché oggi l'ho visto in alcune occasioni un po' spaesato davvero, gli ha messo giustamente dietro Allegri McKenny per cercare di dargli una mano alle spalle, però no, Allegri lo ha proprio protetto, ci ha messo McKenny per l'azione in attacco e ha messo Gatti più largo per bloccare Leao, proprio, capito? Contingentato, lui doveva fare solo dritto per dritto, come una volta di Seconte a Krasic, tu vai dritto per dritto, secondo me, diciamo, ve lo ricordate? Lui rispose Krasic così, non aveva capito niente. È vero. Perché anche perché il Conte gli parlò, in salentino stretto, no? Resteranno la storia quelle immagini di Krasic e Conte, credo. Cioè, sì, perché lì, esatto, perché Conte gli parlò in salentino, lui sapeva solo il serbo, e quindi diciamo in un certo punto non si sono capiti. Però dice, il UEA oggi doveva fare solo quello. Livio, secondo me il problema di UEA sta anche un po' lì, cioè... O forse noi siamo col palato buono perché abbiamo avuto per anni Quadrado lì e poi un certo Douglas Costa. Allora, diciamo, noi siamo abituati che quelle due a caso. Quello che manca abituati... Io quello che mi ricordo lì e che mi manca è un altro. Non è anche a me. C'era un altro. No. Steiner. Mamma mia, che cos'era? Mamma mia. Quello sì che, vabbè, che buttava però... l'anima in campo, oltre ad essere un ottimo giocatore. Però... Sì, comunque mi sembrano diversi, cioè comunque sì. Lichtsteiner è uno che parte da essere un difensore,
che aveva poi Conte, Conte diciamo trasforma in uomo, uomo tutta fascia. Guea è un motorino di fascia con il 4-3-3 o il 4-4-2, no? Cioè, io... siamo passati, come dice anche in chat, anche Dani Alves, ragazzi, ma chi avevamo in squadra? No, sì, vabbè, Dani Alves, Dani Alves e Cancelo, non me li nominare perché mi viene a piangere. No, vabbè, no, vabbè. Esatto, cosa anche Cancelo, eravamo? Anche Cancelo. Grazie, vi saluto. Perciò, perciò Guea. Ciao Livio, grande. Ciao Livio, ciao, ciao a tutti, ciao mister, ciao a tutti, ciao Carmen. Ciao Livio, ciao. Grazie. Comunque no, no, devo solo aggiungere una cosa su Guea, cioè secondo me può ancora crescere tantissimo, ragazzi, è molto giovane, cioè secondo me sta interpretando molto bene la sua prima stagione nella Juventus. Io vorrei fare un commento sul futuro, nel senso, va bene a destra, siamo qua a discutere eccetera eccetera, ma come l'avete vista voi la partita di Kostic oggi? Perché invece non a me preoccupa, preoccupa un po', mi sta, quest'anno non stato di là, perché prima non faceva giocare Kostic, non mi piace, ma come mai? È strano, no? Non ha l'atteggiamento che aveva l'anno scorso, cioè il giocatore credo... non si discute, per carità, però io credo che abbia un po' patito l'idea di essere praticamente un sacrificato nel mercato che si stava per chiudere quando è partito il campionato. Quindi secondo me può aver patito molto quell'aspetto a livello mentale. Ad oggi sicuramente anche fisicamente non è il Kostic che abbiamo visto l'anno scorso, anche se devo riconoscere che nelle ultime 3-4 partite un minimo di crescita l'ho notata. Però sono preoccupato, come diceva Mirko, perché non vedo ancora quell'esplosività, quella brillantezza anche nell'uno contro uno e nel mettere palla dentro, che l'anno scorso crossa, in più occasioni non crossa ha avuto. Più. Perché questo è il punto. Cioè, a destra noi abbiamo diciamo delle scelte, poi avevamo aggiustato, anche a me non piace perché è un esterno, perché per me non è un esterno, per carità. Però a sinistra o si decide di far giocare Cambiaso e dici boh, punto su lui e basta, o l'altro sarebbe il ragazzo scomparso che ormai neanche più chi l'ha visto ci può aiutare a trovarlo, che è Ealing. Il problema è che al momento queste sono le soluzioni. L'abbiamo detto prima. Comunque, secondo me, col Verona gioca Cambiaso, sicuro. Cercherà di, diciamo, di andare ad aggredire di più e quindi a creare anche più possibilità di passaggi. Io ho detto Ken, effettivamente, però il mister mi ha fatto pensare, e allora se gioca Vlahovic giocheranno Vlahovic e Milik, occhio, perché vi ripeto, o Milik o Chiesa, non credo che Chiesa parte dal primo minuto, neanche la prossima partita, comunque vedremo. Il centrocampo, mister, io lo lascerei così. Ma sì, ma lo lascerà così sicuro, ma non mi senti? Sì, io vi sento. No, io non sono, scusa, su Kostic io non sono tanto d'accordo, perché Kostic quando... Ma io non avevo dubbi che tu non fossi d'accordo con me, ma ci mancherebbe. Dai. Ma ti spiego perché, ti spiego perché. Spiegami. Ti spiego perché. Perché quando giochi contro squadre che hanno come Milan, aspetta un attimo, solo mister, io non so. No, mister, aspetta un attimo perché abbiamo qualche problema di connessione, non ti sentiamo bene. Spingono molto sulle fasce e hanno due. No, allora adesso sì, no, non l'abbiamo sentito. Prima abbiamo avuto un piccolo problema, non ti sentivamo, però adesso sì. No, non lo sentiamo. No. Vabbè. Comunque, bastava. Fabio, okay, di che non ho sentito proprio, non riesco a di che cosa stava dicendo? No, mister? Stava facendo la sua analisi di Kostic. In realtà Kostic non sta giocando peggio dell'anno scorso, che in base alle partite, in base agli avversari, sta facendo un po' più fatica da quello che ho capito. Però io l'anno scorso mi ricordo che Kostic era, ma no, ma aveva un atteggiamento diverso, Gian, dai,
Assolutamente. Poi il valore del giocatore si vede, infatti quando fa due o tre giocate un po' così si vede il valore del giocatore, ma in questo momento da inizio anno non abbiamo più visto il Kostić dell'anno scorso, secondo me. Poi, magari. Buffalmacco per esempio potrebbe aver ragione, che dice che fa troppa fase difensiva. Può essere, fa troppa fase difensiva, in avanti arriva stanco e forza la giocata, ci sta, eh. Mister, prova a ripetere. Sentite adesso. Sì, vai mister. Vi stavo dicendo che quando giochi contro squadre come il Milan, che hanno il doppio giocatore sulla fascia e spingono molto sulle fasce, e tu fai 3-5-2, Kostić deve fare sia il lavoro difensivo e sia quello offensivo. E alla fine non è che puoi fare, cioè lui ha chiuso molto bene da quinto, su tanti cross di Leao c'era lui a chiudere, è chiaro che se chiude lì poi non può essere dalla parte opposta a crossare, eh? Cioè se no va a fare, cioè è impossibile, eh? Quindi lui stasera nel primo tempo ha dovuto fare un lavoro molto più difensivo che offensivo, perché la Juventus nel primo tempo è più, si è più difesa, eh? Cioè adesso va bene, abbiamo vinto e tutto, però fino all'espulsione era il Milan che faceva la partita. E tante volte lui era là a fare il quinto. Pensate quante volte lui era sul cross di Leao, era a chiudere dalla parte opposta. Che poi loro, dalla sua parte, andava sovente Pulisic. È vero, anche sì. No, vabbè, io come dicevo prima, non credo che Kostić sia da bocciare in questo momento. Sicuramente non è ancora il Kostić dell'anno scorso, però può tornare tranquillamente a esprimere il suo meglio. Poi, come diceva il mister, ogni partita è a sé, perché poi dipende anche sempre che squadra incontri, che impostazione tattica hanno e come si muovono gli avversari dentro il campo. Di conseguenza noi ci dobbiamo muovere in base a come si muovono loro. Quindi il ragionamento del mister io mi sento di concordarlo. Sentite, però... Motor Nerd riporta le parole di Allegri su Eusen. Dice: ha debuttato con serenità, ha giocato palle facili, mai mettendo in difficoltà il compagno. Ha fatto l'intervento di lettura, una roba da Ciro Ferrara. Questo è un'investitura, eh? Senza pressione, per il futuro, tranquillo. Un paragone così, con uno che non ha vinto niente. Comunque, sul discorso che faceva Mister Gatta di Kostić, ci sta forse la risposta su Elin Junior. Elin Junior non difende, e quindi diciamo come quinto non lo mette, e non potendolo mettere come quinto per adesso non lo mette per niente. Potrebbe essere questa la lettura, eh? Potrebbe, sì. Perché cambiasso dopo purtroppo il mister non riusciamo a sentirlo bene, perché giusto se andate a vedere il Milan parte di no, è che sta superando zone non ben coperte. Comunque, non riesci a Carmen sentirmi. Secondo me ci può dire. No, no, Carmen, ci puoi dire cosa sta dicendo il mister? Secondo me sì, anche se non l'ha sentito. No, mister, non riusciamo a sentirti. Ho anche detto il mister è dalle parti di Avigliana, lì non prende. Quindi è una esatto. No, sono dalle parti. Sono solo laghi e colline. Ti senti? Ti sento, mister. Dimmi. Vai. Sì, vai mister, vai. No, sono dalle parti di, veramente sono dalle parti di boh, non si sa. Non lo sapremo mai. Non lo sapremo mai dov'è il mister in questo momento. Dove sei mister? Dove sei? Ma io mister, mi sento benissimo. Ma dove sei andato a vedere sta partita stasera? A casa di quale amico? Ma che ne so. No, sto andando. Mi senti? Sì, vai, mister, vai. No, l'ho vista a casa, sto andando a Treviso per lavoro, sono partito adesso. Ammazza, mister.
anzi sono vicino, sono tra Novara e Milano, quindi insomma, ti dicevo, se ce la faccio a farmi sentire, Cambiasso, praticamente quando fa la sostituzione è proprio l'uomo che giocava più dalla parte di Kostic che esce, Pulisic, che andava spesso a destra, no? Sì. E quindi, perché il primo tempo è andato spessissimo a destra Pulisic, e quindi anche Cambiasso era un pochettino più tranquillo, poi hanno... loro vedi che hanno messo Romero per allargare quel gioco, però non, dai, nel momento in cui è uscito Giroud, secondo me il Milan si è elevato il 70% delle possibilità. Però questo dovrebbe far pensare nel Milan, perché se è tutta battata ancora su Giroud, vuol dire che una squadra che arriverà fino a un certo punto, io questo è buono per noi, perché anche in chiave Champions io questo intendo, diciamo. E secondo me hai proprio ragione, perché il Milan non ha un sostituto di Giroud, e se pensiamo che Giroud ha 37 anni, non avere un sostituto di uno di 37 anni è un problema, perché Jovic in questo momento è presentabile. Allora io so che la nostra Carmen ci sta dicendo che se ne deve andare, però io andrei, diciamo, se vuoi chiudiamo, vai Carmen, non ti preoccupare, perché, però io vorrei andare a chiudere un po' con un ultimo giro, che dici, ci stai ancora l'ultimo giro, Carmen? Sì. Ok, no, io l'ultimo giro lo vorrei fare sul prossimo futuro, che sempre per il discorso che i juventini veri guardano al futuro, e voi a questo punto lo abbiamo già un po' detto, ma voi pensate che questa Juve possa veramente lottare per lo scudetto o solo per la Champions? Fabio. Ma allora, io credo che questa è una stagione dove è difficile per tanti motivi dire a che punto è questa Juventus e dove può arrivare. Sotto l'aspetto nostro di quello che siamo oggi, di quello che è la nostra rosa, secondo me è una squadra che può tranquillamente lottare per essere nei primi tre posti fino alla fine del campionato. Poi dipende anche dagli altri, perché come dicevamo prima, ora l'Inter non credo che avrà grandi problemi a passare il girone in Europa. Il Milan bisogna vedere, il Milan se passerà come terza avrà l'Europa League, se disgraziatamente uscirà anche dall'Europa League, un Milan che giocherà solo per il campionato, secondo me è un Milan diverso fino alla fine dell'anno. Ad oggi io credo che questa Juventus può tranquillamente giocare per stare nei primi tre posti, e non vedo ancora questo grande divario, soprattutto con l'Inter, che credo sia la squadra più attrezzata. Sarà molto importante mantenere continuità da qui allo scontro contro l'Inter, per arrivare a quella partita che potrebbe diventare determinante, perché se poi arrivi a quella partita che sei a un punto, due punti, a pari punti, e vinci lo scontro diretto, allora lì posso dirti che anche mentalmente può cambiare l'approccio alla competizione. Ad oggi questa Juventus secondo me è sicuramente da zona Champions, ma su questo non ci piove, e può anche dire la sua per giocarsela fino alla fine. Puoi dirti che è la favorita numero uno? No, non me la sento. Io adesso, diciamo, ragazzi, più che andare sulle sensazioni possiamo fare poco. Io voglio che voi mi diciate la sensazione che vi dà la Juve. Mirko. La mia sensazione è che no, alla fine, alla lunga, noi non lotteremo per lo scudetto. Che poi si debba fare, perché ci chiamiamo Juventus, questo sì. Però, diciamo così, da esterno non ho la sensazione che nel lungo termine possiamo stare agganciati a questo, diciamo, treno della capolista, diciamo, delle squadre in lotta per lo scudetto. Ma, allo stesso tempo, se a marzo, come dice sempre il nostro allenatore, ci trovassimo lì, a quel punto il fatto di non giocare le coppe può avere un peso specifico. Quindi se siamo a marzo, diciamo così, in lotta con delle squadre che sono ancora nelle competizioni europee, per questo
potrebbe cambiare tutto, onestamente. Però al momento io non sono più sorpreso, diciamo, dalla situazione attuale, ma a lungo termine non penso che la Juve possa lottare per lo scudetto, ecco, onestamente. Quindi, sono sincero. Vabbè. Carmen. Io condivido quello che ha detto Mirko, mi ha tolto le parole di bocca. Giuro, avrei detto la stessa cosa. Anche tu pessimista. No, pessimista, realista. Dai, su. Vabbè, ci sta, figuratevi. Dobbiamo sperare sempre che ci vada bene. Allora, stasera comunque non avevamo una panchina all'altezza di situazioni, cioè non so come spiegarmi, nel senso che noi avessimo giocato già con un Milan al completo o con un Inter di ieri sera, eccetera, non è che siamo così attrezzati al momento, e poi dobbiamo sperare sempre negli infortuni, che non ci accadano sempre gli stessi infortuni, perché comunque avevamo sia Dusan che Chiesa in panchina, cioè voglio dire, no? Quindi Danilo non c'era, non abbiamo delle grandi alternative, quindi certo. A lungo termine il campionato, cioè, è una cosa lunga da giocare. Poi, come ha detto appunto Mirko, bisogna anche vedere le altre squadre che tipo di percorso europeo fanno, perché comunque, sai, se continuano il loro percorso europeo, che Milan, che sia un'Europa League o la Champions League, comunque avrà il suo impegno settimanale in più, no? Poi inizierà anche la Coppa Italia. Non so, io la penso come Mirko. Io ad oggi non mi aspetto nulla, ma ci spero. Ma sì. No, volevo dire a Mr. Noyos che, diciamo, a un certo punto la prossima partita che vinciamo mi metto a fare mi metto con uno striscione e poi vado alla fine della live, vado a fare da solo il giro della città con il calcio. Ma noi grazie, siamo Mr. Noyos, che abbiamo vinto. No, ma Mr. Noyos è attento, cioè, ai miei decimi. È stata una soddisfazione enorme stasera, davvero. Giallo, mentre sentiamo il parere del mister su questa cosa che hai chiesto tu, preparo il sondaggio. Ma mister o mister Noyos? No, mentre ascoltiamo il parere del mister in merito a quello che hai chiesto tu, preparo un sondaggio anche per la chat, con la stessa domanda. Vai, mister, invece tu che dici, a parte gli scherzi, tu che dici invece sulla Juve? Io invece ce l'ho le mie sensazioni, però io vorrei le tue sensazioni. Diciamo, ma sensazioni. Io, la sensazione mia, io la penso al contrario di Carmen, no? Nel senso che penso che per una competizione sola questa rosa, io penso che per una competizione sola questa rosa basti avanzi. Chiaro che bisogna comprare un centrocampista /2 a gennaio, perché esatto, per sostituire Pogba e Fagioli, quello sì, a centrocampo manca qualcosa, ma per il resto siamo abbastanza coperti dappertutto. Davanti abbiamo 4 attaccanti di livello, sicuramente per il campionato italiano sono un lusso avere 4 giocatori così. E anche in difesa, incomincio con la crescita di Gatti, e le certezze che sta dando Rugani, i rientri di Danilo e comunque anche di Alessandro, nei 5 ci sta, ci può stare. No, ma cioè, guarda mister, io per esempio, allora, io penso che se ci fosse, no Gianlu, io penso seriamente che se ci fosse tutte avessero una competizione sola, noi siamo da terzo o quarto posto, ma visto che gli altri, quelli che sulla carta sono davanti a noi, perché l'Inter ha qualcosa in più di noi, il Napoli secondo me ha anche ancora qualcosina, però sono bravissimi poi a farsi male da soli, e il Milan stesso, anche se stasera abbiamo vinto, però diciamo che di quelle 3-2 rischierebbe, se ci fosse una competizione sola rischieremo di arrivare terzo o quarto, ma essendo noi purtroppo l'unica squadra che non fa le coppe,
in campionato dobbiamo trarne vantaggio. Questo no, deve essere assolutamente così, perché allora, è un vantaggio per il campionato. No, io parto dal presupposto che il mister ha ragione sul fatto che dobbiamo rafforzarci al centrocampo. Per esempio, se arrivassero anche due nomi che si fanno come Samardžić e Thuram, Efraim Thuram, non mi ricordo bene il nome, insomma, secondo me la Juve sicuramente può lottare. Cioè, io sono addirittura molto più ottimista di Carmen. Diciamo, sono proprio dalla parte opposta. Cioè, io sono sicuro che voi abbiate ragione, ma ci mancherebbe. Poi non sto dicendo che lo vinca, naturalmente. Però in questo momento, Gianna, ascolta, in questo momento noi abbiamo i nostri due attaccanti migliori, quelli con una prospettiva migliore, che non sono al 100%, perché come vedete Chiesa ne ha sempre una, ma non perché per colpa sua, ci mancherebbe. Quindi tu non hai un Chiesa al 100% e non hai anche Dusan al 100%, quindi io sono contenta, molto contenta di aver visto che giocare, perché secondo me merita giocare, perché sta giocando bene, poi lui ci mette il fisico, mi piace. Ma dobbiamo comunque sperare sempre che i nostri due attaccanti, però, i migliori che abbiamo, comunque, non, diciamo, non è detto, per esempio, il nostro amico Belli Capelli, cioè che ha i capelli come Paolo Sousa, dice non arriveranno mai Samardžić e Thuram. Diciamo, secondo me invece sì, perché diciamo, quello dipende un po' molto dalla formula, no? Cioè, se fai una formula di prestito in un certo modo, secondo me Samardžić e Thuram possono arrivare. Non è che adesso, diciamo, la Juve non riesce, no, a fare, ma qualcuno arriva di sicuro. Diciamo, qualcuno, no, arriva di sicuro. Sì. Sì, poi magari, esatto, non sono, quindi, loro due, diciamo, sono altri nomi, ma qualcuno arriva di sicuro. Però vedi, il mister dice la Juve può, invece io non sono proprio sicuro che la Juve starà agganciata lì. Non è per il primo posto, poi non sto dicendo che lo vince, perché c'è comunque l'Inter, c'è comunque un Napoli che se si ritrova a prescindere, diciamo, nonostante Garcia può dire la sua, secondo me, quindi non è detto che la Juve lo vinca, perché c'ha queste squadre che possono essere superiori, però la Juve, secondo me, a meno di situazioni veramente difficili, non si stacca da lì, ne sono convinto. E ricordatevi che anche l'anno scorso noi, diciamo, alla fine senza quei 10 punti stavamo lì, se vi ricordate bene, poi ci ha superato la Lazio, per tante motivazioni, e quindi diciamo, secondo me questo è poco ma sicuro. Poi, perché in Italia con un allenatore come Allegri questo tu ce l'hai, capito? Poi è qualcosa in più che poi non è detto che arrivi, capisci? Questo è tanto per dare un'idea. Io lo spero, ma, sì, cioè, ma io spero veramente che tu abbia ragione, assolutamente. Va bene, con questa botta di ottimismo di Carmen, io direi che... Comunque, cioè, se la pigliano con me, no? Mister, se la pigliano con me, ma Carmen è di un pessimismo, cioè praticamente ci ha paragonati a Lecce. Ma sappiamo perché è pessimista, schifo, Carmen. Lo so, mister, dici qualcosa. No, perché sappiamo perché è pessimista, no, perché lo sappiamo. L'ultimo anno mi ha devastato, poi ci stavamo riprendendo, adesso la botta di fagioli. Ragazzi, io mi aspetto. No, ma perché tu fagioli cani, non è, poi ci devi razzolare. Fagioli non è una botta, senso... dai. Fagioli non è una botta. È un problema suo. Cioè, io non sono tanto... Purtroppo non sono tanto morbido con i giocatori. Se la Juve va bene. Io sono... Però volevo farvi notare una cosa che secondo me non è un caso. Che da quando siamo... Anche hanno detto alcuni che lavorano dentro, quindi lo dico con abbastanza certezza. La Juventus ha ritrovato una serenità societaria, si vede anche sul campo. Perché se sei forte come società, poi anche la squadra ne viene... sono 2 o 3 anni che la società non era più forte come prima. Un po' per stanchezza dei vecchi dirigenti, un po' perché i nuovi dovevano ancora prendere distanze, dovevano anche trovare qualcuno che poi hanno trovato e hanno preso il meglio che è giunto lì,
che seguisse l'area tecnica, mentre prima eravamo un po' in balia degli eventi, e vedi che comunque sai, c'è stata la festa, John Elkann che ha parlato anche con un po' di trasporto in più di quello che ci mette di solito, ma comunque c'è stato l'aumento di capitale, quindi dimostra che ancora una volta la società vuol far bene, vuol rilanciarsi. Questo soprattutto. E automaticamente vedi che anche in campo migliorano i risultati, perché è così, eh? È così. È vero. No, sono d'accordo. Cioè, ragazzi, io devo salutare. Sempre... Sì. Anch'io, davvero. Anch'io, ragazzi. Va bene, perché poi sono in una zona... Ragazzi, okay, io direi di andare a chiudere. Un abbraccio. Sì. Andiamo a chiudere, ragazzi, ci vediamo. Sì, ciao a tutti, ci vediamo dopo la partita col Verona, soprattutto con Fabio che tornerà in conduzione. Io comunque cercherò di esserci, spero. E niente, ragazzi, dai, forse bene così. Oggi siamo tutti contenti, fino alla fine. Forza Juve, grazie Carmen, grazie Fabio, grazie Mirko. Ciao ragazzi, ciao. Ciao.